Eccomi, lo so. Te lo Come vi dicevo, sarà sicuramente già stato pubblicato sul nostro canale YouTube il video di oggi. Oggi su YouTube vediamo come realizzare dei capelli utilizzando la ghiaccia reale. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale se non volete perdervi neanche un video. Avrete visto che la settimana scorsa abbiamo cominciato a caricare tutte le nuove dirette in formato HD, perché va bene le critiche, va bene che mi arrabbio, va bene che ci rimango male, però in realtà poi più magenta vi sta a sentire. Quindi finalmente siamo riusciti a riportare su YouTube le nostre dirette in formato HD. Questo ovviamente non può valere per le vecchie dirette, per quelle non c'è stato nulla da fare, quindi continueremo a caricarle come le abbiamo caricate finora, ma tutte le dirette nuove che verranno fatte da adesso in avanti verranno caricate su YouTube in formato HD, quindi vedrete bello grande e a schermo intero. Quindi oggi realizziamo insieme questo. Ok? Vi giro come sempre. Eccoci! Ovviamente già voi vedete. Facciamo un piccolo ripassino per chi non li conoscesse. Cosa sono i nostri stencil? I nostri B-stencil, come potete vedere, sono appunto dei fogli, hanno una parte liscia e una parte ruvida. La parte ruvida va rivolta verso il basso, la parte liscia va rivolta verso l'alto. Con cosa si utilizzano? Si utilizzano con ghiaccia reale colorata oppure con le nostre tempere. Perché usiamo la ghiaccia reale? Perché la ghiaccia reale, che io ho già preparato, adesso vi faccio vedere, la ghiaccia reale ha la caratteristica di asciugare velocemente, quindi rende lo stencil, diciamo così, lavorabile, in tempi molto, molto ristretti, ok? Mentre la tempera ci mette magari qualche secondo in più ad asciugare. E quindi bisogna avere un minimo più di accortezza nel maneggiare poi la pasta di zucchero dopo averla stensilata. Adesso ci stendiamo la pasta di zucchero. No, qua non va bene perché sennò poi lo stai. Sì, ecco, mi raccomando, quando stendete la pasta di zucchero per lo stencil, fate in modo che non ci siano imperfezioni, ok? Perché sennò poi la stensilata non vi viene perfettamente e allora sarebbe un grossissimo peccato. Quindi abbiamo la pasta di zucchero, ci prendiamo il nostro stencil, abbiamo detto che va con la parte liscia rivolta verso l'alto e la parte ruvida rivolta verso il basso. Dopodiché ci prendiamo la ghiaccia reale, eccola qua, come vi dicevo io l'ho già colorata di nero, ok? Ghiaccia, la mettiamo direttamente sulla spatola. Si è un po' rassodata oggi la ghiaccia, speriamo non sia troppo, l'ho preparata stamattina e poi l'ho lasciata scoperta. Quindi allora cominciamo. Come al solito, spatola a 45 gradi e andiamo a passare sul disegno. L'eccesso, come sempre, lo eliminiamo e dolcemente andiamo ad alzare. Ta-da! Cioè, ma non è bellissimo? Io lo trovo stupendo. Veramente bellissimo. Va bene, chi si loda si imbroda, dicevano a casa mia. Quindi, una volta che abbiamo ottenuto la stensilata in questo modo, che cosa facciamo? Dobbiamo aspettare qualche secondo, come vi dicevo, perché la ghiaccia reale si asciughi, ma è veramente questione di pochissimi secondi. A questo punto voi, quindi, dicevamo, colorante in polvere rosa e cominciate ad andare a sfumare la colorazione
diciamo così, dei fiori è ovviamente molto, molto personale, nel senso scegliete voi come volete colorarli, ok? È indubbio che potete anche, magari noi adesso non li facciamo tutti i fiori perché sennò diventa poi come sempre noioso, potete anche fare la stensilata direttamente sulla torta e poi lavorare direttamente sulla torta, ma quello che dico io è, se state lavorando su una torta vera, andare a dipingere poi su una torta vera significa che la torta deve stare fuori dal frigorifero per tanto tempo, quindi in base anche alla farcitura che voi avete, che state utilizzando, che non è proprio l'ideale andare tenerla fuori dal frigo, soprattutto adesso che arriva il caldo. Quindi il mio consiglio è: stuccate la torta, stendetevi la pasta di zucchero, lavorate in tutta tranquillità sulla pasta di zucchero e poi andate a coprire la torta successivamente. Come si dice, degli stencil, ottenere un bel disegno di effetto in maniera assolutamente veloce, anche per chi, lo dico sempre, come me, magari non è proprio avvezzo al disegno a mano libera, ok? Perché a quel punto non ci resta altro che andare a colorare. Quindi cominciamo, ora ripeto, non lo faccio tutto ragazze, perché sennò non ci passa più e restiamo qua tutto il pomeriggio. Prendiamo le nostre tempere, in questo caso ho la tempera magenta, avevo anche il pennellino extra fine, eccolo qua, essendo ghiaccia reale. E a seconda poi ovviamente di che colori tu vai a utilizzare per dipingere, la ghiaccia reale asciuga immediatamente. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che se io, vedi, ci passo il dito sopra così, il disegno non si sbava. Io per fasciare la torta, in un caso come questo, vi dico la verità, come ho fatto qui, farei prima una fascerei il sopra, diciamo, della torta e poi farei la striscia andando poi a coprire la giuntura sull'angolo. Ovviamente è molto più facile, però se tu stai attenta puoi farlo tranquillamente anche sul pezzo unico. Ok, adesso cosa facciamo? Prendiamo la tempera magenta, andiamo a ripassare solo i bordi esterni in questo modo e andiamo a dare delle pennellate verso, in questo caso, il basso. Voi potete anche fare il contrario, cioè in che senso? Potete andare dal centro e salire in su, ok? Così. Perché abbiamo fatto in questo modo? Perché noi abbiamo dato una base sotto con la polvere e poi sopra non facciamo altro che andare a scurire leggermente il bordo in questo modo. Bene. Domani vi volevo poi far vedere un'altra tecnica, sempre con gli stencil, magari con un altro dei disegni che vi ho realizzato. Ok. E in questo modo andiamo a fare poi anche l'altro fiore. Facciamo così, facciamo ancora solo i germoglietti che mi piacciono. Quindi così. Facciamo la stessa cosa con la tempera verde. Quindi, ok, facciamo la stessa cosa. Quindi partiamo dal bordo delle foglie e ci muoviamo verso il basso così. Ok, sempre dall'esterno verso l'interno o viceversa, dall'interno potete anche muovervi al contrario, cioè fare più scura la parte interna delle foglie dove c'è la venatura e più chiaro il bordo. Quindi così
ribadisco che non ve lo faccio tutto perché poi alla fine diventa noioso. Facciamo ancora questa qua. Voi ci prendiamo il colo, sempre la tempera ovviamente alimentare gialla in quello che è il cassetto di Mary Poppins, come lo chiama Pompea, eccola qua, quindi tempera alimentare gialla, sempre con il pennellino andiamo a colorare il centro dei fiori in questo modo. Ok, voi potete anche scegliere di fare il lavoro inverso, quindi con la polvere andate a sfumare soltanto l'interno dei fiori, così. Invece che colorare l'esterno, come vi dicevo prima, potete andare solo nella parte interna. La facciamo aderire bene. Se mai la attacchiamo domani quando è più asciutta, cosa ne dite? Sicuramente evito di fare dei guai. Qua facciamo così, che si è scesa. Vedete che quando taglio io mi muovo sempre dall'esterno verso l'interno, no? Perché in questo modo non mi porto via la pasta di zucchero. Vedete, dall'esterno verso l'interno. Se io facessi il contrario, staccherei la pasta di zucchero dalla dammi. Invece in questo modo al contrario io la vado ad attaccare. Poi qui sui bordi, con mani pulite possibilmente, non zozze come le mie, non fate altro che andare ad attaccare i bordi a coprire chiaramente le giunture. Ok? Io adesso vi giro, così ve la faccio vedere, perché tanto se no non riesco a lavorare e voi non vedete assolutamente niente. Eccola qua. Questa è la parte, ovviamente non l'abbiamo colorata, non l'abbiamo colorata tutta, questa era colorata tutta, però come vedete l'effetto è veramente molto 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 bello. Iscrivetevi, non perdetevi neanche una diretta, quindi una registrazione, un video, un tutorial, qualunque cosa. Se i video vi piacciono, mi raccomando, pollicione in su. Se ci sono delle cose che volete vedere, scrivetemelo nei commenti, sia qui che su YouTube, così io ce l'ho scritto e posso provvedere di farli. Va bene? Ragazzi, che vi devo dire? A questo punto io vi auguro buona giornata, buon proseguimento. Ci vediamo domani alle 2, sempre qui. E basta. Baci baci. Ciao!